Ciao amici di YouTube, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Ebbene, ci siamo, è tutto pronto per montare l'impianto di aspirazione sul carrello della siga e della frisa. I materiali ci sono quasi tutti, manca solo un tubo che è netto in ritardo sulla consegna, però il resto è completo, quindi iniziamo a montare. Inserisco un grano sull'anello che andrà sulla bocchetta di aspirazione della fresatrice. Ricavata tutta la filettatura, lo installo in posizione. Recupero la minuteria varia per assemblare le saracinesche e con questa piccola tronchesina da modellismo le porto tutte alla stessa misura. Una volta che sono tutte alla stessa misura, rifinisco il taglio e ripristino la filettatura. E inizio subito con l'assemblaggio. Avvitatore con frizione 1 per evitare di spaccare tutto. Qualche test di funzionamento e installo gli inserti filettati nelle cravatte di fissaggio. Libero tutte le aree necessarie all'installazione e inizio il montaggio. Con una soluzione a base alcolica ripulisco tutti i condotti da installare. E si inizia col montaggio. Per evitare l'interferenza della struttura delle saracinesche con il carrello, mi creo dei tasselli distanziali. E previo allineamento delle parti si inizia il montaggio. Applico del silicone nelle giunzioni per evitare perdite e non uso il Tangit perché, come già detto nell'altro video che vi lascio in sovrimpressione, renderebbe le giunzioni definitive e non più smontabili. Aiutandomi con la sega a nastro, mi taglio il tratto centrale della condotta.
e si continua con l'installazione. Con l'aiuto della pistola termica ammorbidisco il materiale per ritirare il bicchiere di congiunzione mancante. Per posizionare la parte magnetica fissa mi aiuto con la parte mobile sulla quale ho creato questo incavo di centraggio. Completo la struttura sul carrello montando l'ultima cravatta. Un po' di cable management per sistemare anche i fili e passo alla realizzazione delle fascette per fissare i tubi flessibili. E installo anche le bocchette. Qualche pezzo aggiuntivo serve sempre. Unboxing live, essendo che mi hanno consegnato anche il tubo mancante. Una veloce carrellata di tutti gli attacchi magnetici che ho realizzato per i vari utensili. È il momento delle prove. Queste due stampe me le sono lasciate per ultime perché attendevo l'arrivo del tubo per avere la dimensione precisa. Ho stampato la bocchetta e il reggitubo.
Per il reggitubo ho sfruttato due viti della struttura della saracinesca e come blocco la spaziatura delle spirali. Rieccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso, spero con questa realizzazione di aver risolto definitivamente il problema della polvere nel laboratorio. Come avete visto ho liberato anche un po' di spazio sui piani di lavoro, come per esempio qui dove c'era la sega a nastro per metalli, che l'ho passata lì dove c'era il bidone con il vecchio ciclone. E ho installato quel tubo da 38 che mi servirà sia come attacco per le levigatrici, sia per pulire il laboratorio dal lato della stampante e dal lato del tavolo. Spero che anche questa realizzazione vi sia piaciuta, o nel caso fatemi sapere cosa avreste fatto di diverso. Come di consueto vi lascio in descrizione i materiali e gli utensili che ho utilizzato per questa realizzazione. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!